Mi dispiace di sentire una cosa simile. È sempre triste quando una vecchia tradizione giunge alla fine. Sei sicuro di non c'entrare niente? Sì, tu! Sono scioccato. Sono mortificato. Come puoi pensare una cosa simile? È molto semplice, signor. Molto semplice. Andrò a vedere perché il mio tubo di gomma si è bloccato. E questo significa entrare nella casa. Tu non devi assolutamente entrare nella casa. Se entrerai nella casa, ti aizzerò contro i cani. Amo le armature. Mi nascosi dietro l'armatura e aspettai gli sviluppi. Ehi tu! Lo so che sei là, americano! Va bene, cani, io sto arrivando! Era solo un piccolo sgabuzzino senza uscita, a meno che non si contasse la finestra, e io non lo feci. Era solo un a meno che non si Madre de Dios, e lei chi è? Il mio nome è George Stobart. Mi dispiace di essermi intrufolato in questo modo. Deve andarsene immediatamente. La sua presenza non è gradita. Per favore, se solo mi potesse ascoltare per un minuto. Va bene. Sentiamo cosa ha da dire, signor Stobart. C'è stata una serie di delitti che fanno parte di una cospirazione. Comunque, le tracce mi hanno portato qui. A chi? Chi non c'è niente per il mondo esterno. C'era oltre 600 anni fa. Cosa intende dire? Tutto è in qualche modo collegato ai Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari sono polvere. Serbavano un segreto talmente importante che ebbero molte difficoltà a nasconderlo. Non riesco a capire il nesso con la mia famiglia. La sua famiglia aveva uno stretto legame con i Templari, vero? Credo che abbiano lasciato qualche indizio proprio qui. Perché mai dovrei credere a un estraneo piombato nella mia casa? Mi lasci solamente dare un'occhiata intorno. Se non trovo niente... Passerà la noce alla station de polizia. Bene. Se sieda, per favor. Ok. Ok.
So che la sua famiglia è coinvolta con i Templari, ma non so in che modo. Dovrebbe chiedermi in che modo la mia famiglia era coinvolta, signor Stobart. I Templari cessarono di esistere centinaia di secoli fa, come la stirpe dei Vasconcelos termina con me. Mi dispiace. Non si dispiaccia. Ok, qualsiasi cosa accade, si tratta di quasi 700 anni fa. Per cui se i Templari dovessero avere lasciato qualche indizio, questo dovrebbe essere ricercato tra la roba dell'inizio del XIV secolo. Ovviamente. Allora, possiede qualcosa che risale alla fine del Medioevo? Fine del Medioevo? Mi faccia pensare. Beh, la casa è relativamente moderna, 3 secoli scarsi. Oh, naturalmente, gli scacchi. Gli scacchi hanno più di 600 anni. Devono valere una fortuna. Proprio così? Naturalmente non me ne separerei. No, non lo farei nemmeno io. Questo è il tipo di cosa che deve essere tramandata ai figli. Mi scusi. Il suo valore è inferiore a quello che crede. Il set non è completo. Uno dei pezzi è un sostituto più moderno e l'originale venne perso molto tempo fa. Nessuno sa dove si trovi? No. Lo avevano i bambini quando vennero rapiti. Bambini? Quali bambini? Tutto a suo tempo, signor Stobart. Posso esaminare gli scacchi? Certamente, ma non muova nessuno dei pezzi. Ok, grazie. Visto da vicino, il pezzo sostituito si distingueva come un alluce gonfio. C'era qualcosa di strano. Tutti i pezzi avevano la base irregolare. Signora, devo avvertirla che... Tu, perché ti darò in pasto ai cani? Lopez, cosa ti avevo detto a proposito di dare gli intrusi in pasto ai cani? Ma, signora... Mai senza il mio permesso. Signor Stobart, se scopro che mi sta facendo perdere del tempo, la darò in pasto ai cani. Adesso le voglio mostrare qualcosa di interessante. Mi segua. Lopez, apri la porta, per favore. Questa è la sola struttura della tenuta che risale ai tempi dei Templari. Bella! Che cos'è, una casa per l'estate? Un mausoleo, signor Stobart. Ah! Venga con me. Ehi, signor! Sì? Non so cosa abbia raccontato la contessa per ottenere tutte queste premure, ma io non mi fido di te. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non vuoi entrare? No, i morti non mi interessano. Il mio giardino è una cosa vivente. Sarò là. Incredibile, questo è molto antico. Venne costruito nel XIII secolo come il luogo di riposo dei Templari dei Vasconcelos. È conservato molto bene. Sono i miei antenati e meritano rispetto. Vengo qui almeno una volta alla settimana a recitare una preghiera per loro. Le dispiace se do un'occhiata in giro? Niente affatto. Il mausoleo conteneva 5 tombe per 5 dei cavalieri templari, di dimensioni umane, in marmo. Non avrei scoperchiato i sarcofagi. Il mausoleo conteneva per 5 di dimensioni umane. Non avrei scoperchiato. Appesa al soffitto c'era un'enorme candela ingiallita. Sembrava molto vecchia e non era mai stata accesa. Non potevo arrivare lassù. Era un'asta con un cono e un gancio all'estremità. Credo che servisse per spegnere la grande candela sul candeliere. E ora? E non c'era nulla da spegnere. Sentendomi come un idiota, la rimisi al suo posto. Nella parte superiore della cupola c'erano delle finestre. Pensavo che avrebbero potuto aprirle per rendere l'ambiente più ventilato. Non potevo arrampicarmi lassù senza rompere qualcosa. Una grande statua della Vergine Maria.
Era troppo delicata per essere spostata. Di fronte al reliquiario c'era un leggio con sopra una Bibbia. Rimuovendo la Bibbia, scoprì un disegno sopra il leggio. Ehi, è una scacchiera! Da vicino potevo vedere che il disegno era costituito da pezzi di vetro quadrati sul disegno di una scacchiera. Alcuni dei quadrati avevano dei piccoli fori dentellati al centro. Posso chiederle una cosa? Mi dica. Qual è la storia della scacchiera di vetro? Scacchiera di vetro? O il disegno sul leggio? Puramente decorativo, ne sono sicura. Ci sono dei pezzi di vetro mancanti. È sempre stato così sin da quando ero bambina. I fori sulla scacchiera sembrano fatti deliberatamente. No, è ridicolo. Che significato potrebbe avere? Fa parte della scacchiera. E i fori sono per... Signor Stobart, non può voler dire... Questo posto venne costruito per i Templari. Il suo set di scacchi è vecchio come i Templari. È affascinante, vero? La Vergine Maria è la persona adatta per dividere un mausoleo con 5 cavalieri. Sta dimostrando la sua ignoranza, signor Stobart. I Templari erano fedeli alla Vergine Maria. Quella candela è proprio grossa. Dove si può comprare una cosa del genere? Non si può. È una cosa antica, unica per quanto ne sappia. Quanto antica? Risale al Medioevo, quando i Mori erano al potere in Spagna. La candela sarebbe stata accesa per avvertire i lavoratori della tenuta in caso di attacco da parte dei Mori. Chi è questa gente esattamente? I miei antenati. Questi 5 uomini erano tutti membri dei Templari. 5 antenati dell'ordine. Deve esserne molto orgogliosa. Non 5. 6. Dov'è il 6° cavaliere? Abbiamo perso le sue tracce. Ha perso le tracce di un antenato? È una faccenda de famiglia. Non ha nessuna rilevanza. È collegata con la maledizione dei Vasconcellos, vero? Sì, lo è. Spero che rispetterà il mio desiderio di mantenere questa cosa segreta. Ok, lasciamo stare per il momento. Credo che sia questo. Questo è quello che suggerisce il manoscritto. Ma è straordinario. Vuol dire che i Templari lasciarono un enigma da risolvere proprio qui. E in tutto questo tempo non ci eravamo accorti che c'era un enigma da risolvere. Era meraviglioso vedere la contessa cambiare espressione proprio davanti ai miei occhi. Bene. Non è il momento per l'autocommiserazione, vero, signor Stobart? Il mistero era durato a lungo, ma adesso è stato finalmente svelato. Tutti quegli anni di fatalismo se ne stavano andando da lei. Lopez! Lopez! Metti giù quel tubo de gomma e ascolta! Vai in casa e prendi il set di scacchi. Sì, il vecchio set di scacchi. Oh, al diavolo il gioco! Fai in fretta! È eccitante, vero? Non si ecciti troppo, potrebbe trattarsi di un vicolo cieco. Oh, non ci credo assolutamente. È bello vederla felice. Felice? Sa, penso proprio di esserlo. Conosce certamente la sua storia. Qual è la sua opinione sui Templari, signor Stobart? I Templari? Non sembrano peggiori di qualsiasi altro ordine di cavalieri. Se sbaglia. Se paragonati a quei politicanti sorridenti come i cavalieri ospitalieri o ai bruti teutonici, i cavalieri Templari erano la personificazione della cavalleria. Quel ripugnante e avido re francese e il suo papa prediletto ne fecero di cotte e di crude. La mia famiglia venne mandata in rovina per un capriccio di quel tiranno egoista. È stato molto tempo fa. Alcune cose non muoiono mai. L'ingiustizia è una di queste. Già che ci siamo, vorrei sapere cosa è successo qui esattamente. Intendo la maledizione e tutto il resto. Tutto iniziò al tempo dello scioglimento dei Templari.
Don Carlos aveva già abbandonato i suoi ranghi per diventare uno studioso. Don Carlos è colui che è scomparso? Sì, ma non aveva fatto i conti con un vescovo locale. Invidiava le nostre terre e utilizzò un editto del Papa come scusa per distruggerci. Don Carlos si trovava in uno dei suoi viaggi di studio quando arrivò l'Inquisizione. Quando Don Carlos ritornò, scoprì che il suo servitor fedele era stato ucciso e i suoi figli scomparsi. Presero i bambini. Ma perché? Non lo sapremo mai. Il vescovo negò di avere qualcosa a che fare con la scomparsa dei bambini, ma dei testimoni avevano visto i suoi uomini uccidere il servitore che era stato incaricato di proteggerli. Cosa successe a Don Carlos? Giurò che avrebbe ritrovato i suoi bambini a costo di andare in capo al mondo. Indossò la sua armatura, prese la spada e lo scudo e si allontanò da solo a cavallo. Non è stato più visto da allora. Ah, Lopez, hai i pezzi? Sì, contessa, come me aveva chiesto. Por favor, signor Stobar, sarebbe così gentile. Contessa! Calmati, Lopez. Credo che le motivazioni del signor Stobar siano sincere. Va bene, contessa. Sembra che la contessa si fidi di te. Ma tu no. No, signor. Calzapennello, signor Stobar. Calzapennello. Velocemente fece combaciare i pezzi con i rispettivi fori. Forse no. Signor Stobar, guardi. Che cos'è? Non è il Santo Graal, vero? No, signor Stobar. È il calice della comunione dei Vasconcelos, scomparso per quasi 700 anni. Incredibile. Continui pure. Non posso. Non credo ai miei occhi. Oh, continui, non si perda d'animo. È sicuro. Questo è il suo momento de gloria, signor Stobar. Sicurissimo. La possibilità di trappole mortali mi venne in mente solo alcuni giorni più tardi. Quindi la maledizione dei Vasconcelos è stata tolta. Oh no, la contessa era contentissima di aver trovato il calice perduto, ma l'enigma del cavaliere disperso non è stato ancora risolto. Beh, per adesso puoi lasciarlo perdere e dedicarti alla scoperta del segreto dei Templari. Oh, veramente ho promesso alla contessa che avrei trovato Don Carlos. Cosa hai fatto? Posso spiegare tutto. Ti sei invaghito di una vecchia e rugosa aristocratica spagnola! La contessa mi ha affidato il calice e il compito di ritrovare la tomba del suo antenato. Oh, sei pazzo come lei, come se non avessi abbastanza problemi. Khan e i Templari. Fa tutto parte della stessa cosa. Questo calice è importante, ne sono sicuro.